Monseigneur Paglia, c'est une chance pour nous de vous avoir ce soir. Vous êtes président du Conseil pontifical pour la famille. C'est le ministère, je fais une traduction, c'est le ministère qui s'occupe de la famille au sein du Vatican. Donc c'est une chance pour nous que vous ayez fait le voyage. Et vous êtes membre de Sant'Egidio. Et ça, c'est un élément sur lequel vous reviendrez certainement. En vous présentant rapidement, Étienne me disait que vous aviez été aussi l'évêque de Terni, donc évêque diocésain, vous avez une expérience de terrain. Et vous savez que le grand saint de Terni, c'est Saint-Valentin. Donc on a ici un descendant de Saint-Valentin pour nous introduire à ce colloque. En tout cas, merci, et puis on est content de vous accueillir et de vous écouter. Merci, Monseigneur. Malheureusement, cette fois, Rome a obéi. Je voudrais parler en français, mais ils m'ont dit non, tu dois parler en italien. Cette fois, pas Roma locuta, causa finita. Qui, chemin nef, locutus est, et Rome obéi. Purtroppo, parlerò in italiano. Purtroppo, per voi. E anche un po' per me, ma io sono molto contento questa sera di partecipare a questo incontro che per voi, per tutti noi è importante, ma c'ha un'importanza doppia, perché è un incontro che avviene a pochi mesi dalla fine del sinodo sulla famiglia e a poche settimane dalla uscita della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco sulla famiglia. Quindi siamo in un momento di congiunzione. In ogni caso, Papa Francesco iscrive il sinodo e l'esortazione apostolica in quell'orizzonte missionario della Chiesa che a noi noi intendo dire Nouvelle Communauté, Mouvement, ci è particolarmente congeniale, perché noi siamo nati essenzialmente missionari. Questo vuol dire che questo vostro incontro risponde pienamente all'invito di Papa Francesco, o meglio, del Vangelo, di essere in stato missionario. Non possiamo contentarci del carisma come l'abbiamo vissuto finora. Ci è chiesta più audacia, più creatività, non solo per noi, ma soprattutto perché le domande che vengono dal mondo esigono una Chiesa più profetica, esigono che noi ci iscriviamo in maniera più radicale nell'ascolto dello Spirito come l'Apocalisse ci chiede. Non stiamo qui a fare un convegno. Stiamo qui per rispondere più profondamente allo Spirito e alle domande che salgono da un mondo sempre più triste e violento. Io non voglio ripercorrere la storia preziosa di come i movimenti familiari, tra virgolette, hanno aiutato la Chiesa dal dopo concilio a oggi. Però una notazione bisogna che la facciamo. L'inizio del cristianesimo è segnato dalla rete delle famiglie. Domanda: all'inizio del terzo millennio non deve ripetersi
questa stessa prospettiva missionaria, segnata dalla familiarità, in un mondo sempre più individualista, il Vangelo non chiede alla Chiesa di essere meno istituzione e più famiglia? Questo, io credo, è l'orizzonte che abbiamo di fronte. La società è terribilmente individualizzata. Salto un po' di righe per i traduttori, per abbreviare. Oggi viviamo in un mondo di gente sempre più sola e intristita. Viviamo in un mondo sempre più conflittuale, perché la cultura porta ad enfatizzare sempre di più l'io. Un filosofo francese, Lipovetsky, parla di seconda rivoluzione individualista, ossia l'affermarsi dell'individuo in maniera assoluta, a tal punto che un sociologo italiano, mio amico Giuseppe De Rita, parla di egolatria, il culto dell'io. Sull'altare dell'io si sacrifica tutto, anche gli affetti familiari. Su questo altare, di fatto, si condanna alla tristezza e alla solitudine la famiglia, la società ed anche la famiglia dei popoli. E anche il cristianesimo non è rimasto immune dal virus dell'individualismo. Lo notava bene Papa Benedetto XVI nella enciclica Spes Salvi, quando diceva: ma perché, come mai il cristianesimo contemporaneo ha potuto affermare che ciascuno deve salvarsi la propria anima, quando tutto il Vangelo afferma che è il popolo che si salva, non il singolo? Concilio Vaticano II: Dio avrebbe potuto salvare gli uomini in maniera individuale, ma li ha salvati raccogliendoli in un popolo. Ecco perché l'individualismo sta come sgretolando la società. Se vince l'io, perché i giovani devono sposarsi e legarsi per tutta la vita? Scherzando, io dico che il forever oggi è politically correct solamente per la propria squadra di calcio. Milan forever, mia moglie forever, mio marito forever. I giovani preferiscono convivere a sposarsi. Ogni legame per sempre è troppo pesante, non si sopporta più. Ecco perché le famiglie subiscono la violenza del primato dell'io, ma anche le città subiscono la prevalenza di un quartiere sull'altro, di una regione sull'altra. Chi avrebbe pensato 30 anni fa che la Catalogna
poteva parlare di indipendenza rispetto alla Spagna? E non parlo dei fiamminghi e dei valloni, o del nord Italia e il sud Italia, o dell'Europa. Oggi parlare di Europa vuol dire perdere le elezioni. Voglio dire che l'individualismo è un virus che sta avvelenando la famiglia e le società. Di fronte a questo mondo, noi dobbiamo chiederci qual è la missione della Chiesa. È vero che nel profondo del cuore c'è un bisogno di famiglia, e la Bibbia ce ne dà la ragione. Non è bene che l'uomo sia solo. Ed in effetti, ricerche sociologiche sul terreno, ad esempio in Francia e in Italia, sostengono che il 75% dei giovani vuole stare unito alla propria donna o al proprio uomo per tutta la vita. Ma questo bisogno profondo viene stroncato appena si affaccia alla cultura. In questo senso dobbiamo recuperare la profondità della rivelazione cristiana e dobbiamo comprendere che il non è bene che l'uomo sia solo è una dimensione profonda che dobbiamo cogliere. Ed in questa prospettiva io credo che la Chiesa abbia colto in maniera sapiente, unica tra tutte le istituzioni del mondo, la Chiesa ha colto il bisogno di famiglia che è iscritto in tutti i popoli. Questo è il sinodo. Perché dopo appena 30 anni che si è celebrato il sinodo Giovanni Paolo II, il primo sinodo sulla famiglia, 80. Come mai dopo 35 anni Papa Francesco, il primo sinodo, anzi due, sulla famiglia? Perché bisognava rivedere la dottrina sul matrimonio? Perché lo Spirito ha spinto la Chiesa a cogliere in profondità un bisogno di comunione che la cultura contemporanea, o se volete lo spirito di divisione che noi chiamiamo diabolos, sta come sfarinando, sta come sciogliendo il noi, sta come inquinando o indebolendo il bisogno di familiarità che tutti noi sentiamo iscritto. La stessa teoria del gender risponde a questa sciocchezza infantile di semplificare, perché è troppo faticoso cogliere la forza anche complessa della diversità. È un gioco infantile quello di semplificare rispetto a quel grande mistero che è l'uomo e la donna, a cui Dio ha affidato il creato e le generazioni. Su questo ritornerò.
Ora, io credo che sull'esempio di Gesù noi dovremmo tornare a ricomprendere il mistero dell'inizio. Quando gli posero la domanda sulla legittimità del ripudio, Gesù risponde: all'inizio non fu così. E com'era l'inizio? È indispensabile una nuova riflessione sul mistero delle prime pagine della Bibbia, perché in esse si tracciano la vocazione e la missione della famiglia. Nella prima famiglia umana è contenuta non una singola famiglia, ma la famiglia dei popoli. E alla famiglia dei popoli, come alla singola famiglia, Dio ha affidato il compito, come dicevo poc'anzi, di custodire il creato e di generare, riempiendo la terra. Non siamo stati creati per rinchiuderci in noi stessi, ma per rendere abitabile da tutti i popoli quella casa comune che Papa Francesco ha richiamato nella enciclica Laudato Si, ed è in questo orizzonte che si colloca la profezia della famiglia. E da questa famiglia non sono esclusi coloro che scelgono il celibato. E dovendo venire a parlare qui da voi, io mi sono chiesto che cosa vuol dire il tema del celibato in rapporto alla famiglia e alla comunità ecclesiale. E vorrei a tale proposito spendere una breve parola. Il celibato va approfondito anche perché è parte essenziale della dimensione familiare sia dell'umanità che della comunità ecclesiale. In tale prospettiva, la condizione monastica, così chiamo il celibato, la condizione monastica associata al ministero non è in competizione con la forma domestica familiare della vita di fede del popolo di Dio. Al contrario, la dimensione monastica, pagina 5 per i traduttori, secondo capoverso, a metà. La dimensione monastica introduce nella comunione ecclesiale una polarità feconda per l'apertura evangelica delle dimensioni familiari, dalla quale riceve a sua volta la concretezza della sua destinazione ecclesiale. I carismi, anche i più grandi, insegna Paolo, non sono per noi stessi, ma per l'utilità comune. E il loro fine ultimo è unico per tutti: l'ospitalità e la condivisione dell'amore di Dio. La vocazione celibataria si appoggia sulla scelta fatta da Gesù e corrisponde ad una chiamata singolare di cui Gesù non manca di segnalare il simbolo forte ed anche enigmatico, quando dice: vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi per dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Queste parole seguono immediatamente quello con cui Gesù celebra la purezza della vocazione coniugale originaria dell'uomo e della donna, sottraendola ad ogni compromesso ed esaltandone la portata paritaria e la dignità creaturale. Gesù non contrappone il celibato alla coniugalità, e il cristianesimo ha sempre resistito, a dispetto di molti equivoci della sua stessa storia,
all'esaltazione del primo svalutando la seconda. E neppure si tratta di argomentare per il celibato in termini di pratica utilità per la comunità o per la preghiera. Quando Gesù parla della dignità della donna nel matrimonio e del privilegio dei bambini nella comunità, come anche i gesti che della risurrezione dell'amico Lazzaro o quando restituisce la figlia al centurione, Gesù non vuol diminuire affatto il valore dei vincoli familiari. Due osservazioni. La prima è relativa all'atteggiamento di Gesù. Per Gesù, quindi, nessuno ha più diritto di un altro di accostarsi a Lui e di ricevere la benedizione, la salvezza e la promessa del regno. Anche Gesù ha i suoi affetti familiari, ma non una sua famiglia. Non c'è però uno spazio privilegiato. Ognuno che cerca Dio può trovarlo in Gesù senza l'imbarazzo di ferire qualcuno che ha umanamente più diritto. Insomma, Gesù mette in pratica quel che dice: chi ascolta la parola di Dio e fa, chi ascolta la parola e fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. E chi lascia moglie e campi per il regno riceverà il centuplo, ossia arricchirà il mondo di affetti familiari in un modo che è umanamente impensabile. Nella vita, gli affetti più cari e più sacri del legame coniugale e familiare spesso sono feriti, lacerati, abbandonati. Molti legami cercano di vivere pur in condizioni di povertà materiale e spirituale. Molti cercano di ricomporsi pur in condizioni difficili e precarie. La comunità cristiana, che è radicata nella vita della famiglia, è anche più grande della stessa famiglia. Essa riesce a far vivere e sperare nella benedizione di legami veramente familiari anche coloro che quei legami faticano a vivere e a sperare, compresi i soli, le abbandonate, i messi da parte e tutti coloro che non hanno potuto condividere e generare una vita. Ecco, il celibato, a mio avviso, si colloca simbolicamente nel punto più povero di questa costellazione di fragilità e di ferite umane, per custodire il punto più alto del riscatto della loro impotenza. E incita il celibe la comunità della fede a offrire uno spazio familiare così grande da poter contenere e sostenere tutte le solitudini e gli abbandoni, anche nelle condizioni apparentemente impossibili della vita. Il solo e l'abbandonata, resi tali dalle circostanze della vita o dalle cattiverie degli uomini, trovano spazio per la loro dignità e per il loro riscatto in una chiesa appunto familiare. La seconda osservazione riguarda appunto questo, la dimensione familiare del celibato ecclesiale, e a dire che la testimonianza del celibato non si comprende al di fuori della logica fraterna della fede evangelica e della comunità ecclesiale. Se il principio monastico e quello domestico della costituzione della comunità cristiana agiscono nel solco di un'alleanza che edifica la Chiesa, la testimonianza dell'intero della fede prende una forza straordinaria anche per la missione dell'umanesimo nuovo inaugurato dal Signore. L'alleanza del principio monastico e del principio domestico, quella che qui si vive senza opposizione e senza costrizione, libera
la sessualità dalla riduzione a pulsione del godimento e la restituisce alla sua dignità umana di scelta e di libertà. Nello stesso tempo, la relazione coniugale viene restituita alla sua dimensione comunitaria ed ecclesiale. L'intimità e la generazione trovano la loro profonda corrispondenza nello sviluppo e nella circolazione di una paternità, di una maternità, di una fraternità più ampia di quella che si chiude nell'autoreferenzialità dei legami di coppia o di clan, in quello che io chiamo il familismo. E passo ora ad un punto ulteriore, accennando al rapporto che deve esserci tra sacramento nuziale, famiglia e comunità ecclesiale. E a mio avviso c'è qui ancora una lacuna del pensiero teologico, nonostante l'ampia letteratura morale e canonistica. La teologia del matrimonio ha di fatto trascurato la dimensione familiare. Insomma, vorrei dire che la vita che voi vivete è più avanti dei libri dei teologi. Ci sono ancora pochi libri che parlano di questa esperienza. Ecco perché ritengo importante questi giorni di colloquio. E durante il sinodo questo tema non si è affrontato con la dovuta ricchezza e con la indispensabile competenza, a parte che eravamo tutti vescovi, no, tutti celibi, diciamo. In questo senso, talora, si iscrive tacitamente la dimensione familiare tra le conseguenze pratiche dell'unione coniugale. Io credo invece che debba apparire molto più chiara l'inadeguatezza di questa prospettiva. Deve essere infatti sviluppata molto di più il legame intrinseco fra il sacramento del matrimonio e la famiglia, sino a poter dire con chiarezza che l'uomo e la donna non si uniscono in matrimonio semplicemente per loro, bensì per edificare una famiglia. Questo è l'equivoco di tutto quel che sta accadendo quando si dice che basta l'amore. La cultura romantica ha falsato l'amore tra l'uomo e la donna, perché lo ha ingabbiato, lo ha come ristretto e quindi impoverito e quindi facilmente, come dire, esplode. In questo senso non è insomma, il matrimonio è per la famiglia, non viceversa. Il sacramento sigilla il reciproco e indispensabile rapporto dell'uomo e della donna. La destinazione sociale e la vocazione comunitaria del matrimonio, che nella famiglia trova il suo simbolo compiuto e il suo nucleo propulsivo, sono assunte all'interno della fede cristiana e della stessa forma ecclesiale sulla base del disegno comunitario di Dio. E a dire, noi nel nostro ministero diciamo poco ai giovani che non si sposano per loro stessi, ma per una grande missione. Non ci si può unire per volersi bene, punto. Si capisce? Sì. No, o se sbaglio poi correggetemi. Il fatto che il legame matrimoniale costituisca nell'ordine cristiano un vero e proprio sacramento della nuova alleanza va compreso in continuità
con l'originaria destinazione generativa e comunitaria dell'alleanza creaturale. Quindi, nel sacramento cristiano, il legame delle origini è redento e inserito nell'economia della salvezza cristiana. Ma la logica del suo disegno creaturale continua a rappresentare il fulcro del suo compimento nella fede in Gesù Cristo, condivisa nella Chiesa. Il matrimonio è destinato ad una missione di universalità. È questo il mistero grande di cui parla l'Apostolo in Efesini. Ed ecco perché vado verso un altro punto, il penultimo, ed ecco perché deve riapparire chiara la primazia o il primato assoluto del legame con Gesù su tutti gli altri legami. Quando voi parlate del discepolato, il discepolato è il primo in assoluto a tutti i livelli, compreso quello familiare. E quindi la famiglia cristiana ha come primo compito quello di seguire Gesù. Ripeto che è questo il senso dello sposarsi nel Signore. Ed è in questa prospettiva che i legami familiari vengono irrobustiti e trasformati, vengono resi più creativi e più universali. E la forza del discepolato spinge la famiglia ad uscire di casa e abilita a creare una paternità, una maternità molto più ampia di quella biologica. Spinge ad accogliere come fratelli e sorelle gli altri discepoli di Gesù. Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco allora questa splendida dialettica tra la famiglia e la comunità ecclesiale. Ed è nel seno della comunità ecclesiale che le famiglie cristiane ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, non per conto loro. Io sento stretto quella tematica che viene spesso sollecitata della famiglia come ecclesia domestica. Secondo me rischia l'errore. È la ecclesia all'interno della quale la famiglia ascolta la parola di Dio. È la famiglia che vive nella comunità che è capace di maternità e di fraternità. È la famiglia che vive nella comunità ecclesiale che è capace di superare le tentazioni del ripiegamento su di sé. È la famiglia che vive nella comunità ecclesiale che può uscire e spingere la Chiesa a non essere una casa burocratica. C'è un circolo virtuoso che deve essere implementato tra famiglia cristiana e comunità ecclesiale. Non è possibile che l'una viva senza l'altra. Si autodistruggono ambedue. E purtroppo questa è spesso la situazione che noi viviamo. Le famiglie che vivono la sequela di Gesù, pertanto, non sono mai isolate e chiuse in se stesse. Esse attingono l'energia dell'amore da quell'altare dove assieme ascoltano le scritture e ricevono lo stesso pane e l'unico calice. È questa la profezia che noi dobbiamo vivere, l'utopia, che noi dobbiamo vivere e mostrare a chi ci sta attorno.
In questo senso, la pastorale deve sviluppare molto di più in chiave familiare la ricchezza dell'essere Chiesa. E allora sì che dall'unico altare della domenica noi siamo chiamati a correre ed andare verso gli altari nelle nostre case, verso gli altari nei crocicchi delle strade dove ci sono i poveri, verso gli altari degli ospedali dove c'è gente abbandonata, verso l'altare delle carceri. Sono due altari, ma è un unico culto allo stesso Cristo. E lo si deve vivere in una prospettiva familiare. Ecco il dono delle famiglie alla Chiesa. E la Chiesa che a sua volta riceve e spinge alla missionarietà perché un mondo di soli sia fermentato da un lievito di familiarità. Io credo che questa è l'utopia di un nuovo modo di vivere, non chiuso in se stesso, ma aperto a tutti e particolarmente ai più poveri. Ecco perché, e mi avvio verso la conclusione, la famiglia, cioè famiglia e comunità cristiana, debbono ritrovare una nuova alleanza, non per chiudersi nel loro circolo, ma per fermentare in maniera familiare l'intera società. Solo una chiesa familiare riesce a fare missione, cioè riesce a fermentare familiarmente una società crudele e individualista. Questo è lo snodo di fondo della missionarietà che, a mio avviso, dovrebbe sgorgare dal sinodo e dalla esortazione apostolica di Papa Francesco. Nello scenario di un mondo segnato dalla tecnocrazia economica e dalla subordinazione dell'etica alla logica del profitto, è strategico riproporre il Vangelo di una Chiesa familiare come fermento di un nuovo umanesimo. In questo senso, la famiglia, una profezia d'amore in un mondo di soli, decide oggi dell'abitabilità della terra, della trasmissione della vita, dei legami nella società. Il Vaticano II afferma con chiarezza la vocazione della Chiesa, delle comunità cristiane e delle famiglie, ossia essere segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano. È questo l'amore che deve abitare nella famiglia e nella Chiesa. La parola della creazione, l'inizio, è ancora troppo trascurata e dimenticata, ma è di lì che deve ripartire l'utopia di una nuova creazione. È un grande lavoro che aspetta di essere compiuto ed è entusiasmante. Dio affida il mondo e le generazioni all'uomo e alla donna congiuntamente. Quel mistero grande che non è semplicemente solo la famiglia, ma è il mistero di questa diversità dell'uomo e della donna che deve abitare l'intera Chiesa, come anche l'intera politica, l'intera economia, l'intera società, l'intera famiglia umana. Quello che accade tra queste due dimensioni decide il tutto. E quando i due progenitori si lasciarono prendere dal delirio di onnipotenza e quindi di fare a meno di Dio, rovinarono tutto, e così anche oggi. È un racconto, quello dell'inizio,
che fa intravedere le tragedie conseguenti al rifiuto della benedizione di Dio sul legame generativo tra l'uomo e la donna. Senza questo piano, questa alleanza originaria che Dio vuole condurre il creato unendosi all'uomo e alla donna, solo in questa prospettiva noi riusciamo ad evitare le tragedie anche di quello che oggi sta accadendo. Il rischio, per esempio, di creare la vita in laboratorio, il rischio degli uteri in affitto. È una società bottegaia che crea queste cose, individualista, dove il desiderio dell'individuo oggi deve diventare diritto persino legislativo. Ecco perché ci aspetta un grande compito. E io personalmente sono venuto anche qui per chiedere anche a voi l'urgenza di un rinnovamento in una dimensione familiare della Chiesa contemporanea, delle nostre diocesi e delle nostre parrocchie. Oggi, care amiche e cari amici, dovunque voi andate nelle parrocchie, in genere, trovate famiglie sole, poco ecclesiali. Ognuno pensa per sé. E andate nelle parrocchie e trovate strutture burocratizzate, poco familiari. C'è da far scattare una nuova alleanza, quella che voi, che io personalmente anche, a Sant'Egidio, stiamo vivendo. Ecco perché vi aspetta, ci aspetta un nuovo compito. Sapendo che l'antico racconto biblico ci libera dalla tentazione della tristezza. Ricordo un vescovo di una diocesi italiana, venendo in visita ad Limina al Pontificio Consiglio, ci disse: per noi la famiglia è una disfatta. E disse: c'è poca fede, c'è poca fede. Quando accadde la tragedia della prima famiglia umana, Dio non l'abbandonò, anzi affidò a quella famiglia ferita, peccatrice, lo sviluppo del creato. Ed infatti, mentre stavano uscendo dal paradiso terrestre, Dio si rivolge al serpente e gli dice: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Sembra che Dio ponga la donna come una barriera protettiva di inimicizia verso il male. La donna è una benedizione a cui si può ricorrere. Voglio dire che la donna porta una segreta e speciale benedizione per la difesa della sua creatura dal maligno, come la donna dell'Apocalisse che corre a nascondere il figlio dal drago. Quella donna non è solo la Madonna, sono le donne. Dio la protegge, e la protezione di Dio data alla donna e anche all'uomo non viene comunque mai meno per entrambi, tanto che prima di far uscire i due progenitori peccatori dal giardino, Dio, a me piace considerarlo così come una grande tenerezza, Dio, cito, fece all'uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì. Anche nelle dolorose conseguenze del nostro peccato, Dio fa attenzione che non rimaniamo nudi e abbandonati al nostro destino. La famiglia, pertanto, appare come
una benedizione insostituibile per la terra, nostra casa comune, la casa di tutti i popoli, di ieri, di oggi e di domani. La promessa che Dio fa all'uomo e alla donna, all'origine dell'umanità, include tutti gli esseri umani, sino alla fine della storia. E la Chiesa è diventata la custode di questa promessa. La Chiesa, la famiglia, le famiglie, la famiglia di Dio non vive per se stessa, vive per le famiglie umane. E se abbiamo fede, allora, anche poco ne basta, le famiglie dei popoli della terra, quando guarderanno le famiglie cristiane e le comunità cristiane che già vivono questa solidarietà ampia, esse vi riconosceranno una benedizione anche per loro. È il grande sogno di Dio sul mondo, attraverso la famiglia cristiana, la famiglia ecclesiale e le famiglie cristiane. Dio vuole riunire tutti i popoli nell'unica famiglia umana. E chiunque si lascia commuovere da questa visione, a qualunque popolo, a qualunque nazione, a qualunque religione appartenga, può dirsi parte della nostra Chiesa, perché è nostro fratello, nostra sorella e nostra madre. Grazie.